Eccoci sulle fonti TV con il fatto di Marcotti. Come sempre partiremo dagli scenari economici e politici e affronteremo i temi stretti di attualità, Russia e Ucraina. Naturalmente siamo alla vigilia del quinto pacchetto di sanzioni da parte dell'Europa, ma insomma l'orrore non accenna a diminuire. Abbiamo visto tutte le immagini di Bucha nel fine settimana che probabilmente ci rimarranno nella mente, ma soprattutto che danno ancora più timore rispetto a quello che potrebbe ancora accadere. Quindi punto di domanda. Le sanzioni stanno servendo? Sicuramente hanno avuto, stanno avendo e avranno un effetto boomerang anche per la nostra economia. Dall'altra parte parleremo, che poi è assolutamente tutto collegato come sempre, io lo dico ogni volta, l'inflazione in Europa, quanto dobbiamo preoccuparci? Abbiamo visto in Italia arrivare quasi al 7% per il mese di marzo. L'Europa che fino a poco fa, insomma, non si preoccupava di un'inflazione che veniva considerata temporanea, ma insomma adesso comincia a dare dei timori ben precisi. Insomma, parleremo di questo, delle previsioni economiche, Confindustria che ha lanciato l'allarme recessione tecnica e Giancarlo Marcotti, ne parlerò con lui come sempre. Ben trovato, buongiorno. Grazie Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, questi sono un po' gli scenari che ho messo sul tavolo. Cosa aggiungeresti o comunque che cosa diresti a proposito? Poi naturalmente andiamo, come sempre facciamo, ad analizzare punto per punto. Certo, ma velocemente sulla guerra, ecco, io sarei sempre cauto con la questione delle immagini. Perché chiaramente le immagini sono una cosa, sia filmati che fotografie, sono una cosa che ha un impatto perché ciò che noi vediamo e crediamo, normalmente, appunto, visto che i nostri occhi solitamente non ci ingannano, gli attribuiamo un valore nettamente superiore alle parole. Cioè, se io dico che è successa una cosa, oppure se io faccio vedere che questa cosa qua è successa, l'impatto è totalmente diverso, insomma, sulle mie parole si può, insomma, avere dei dubbi, sulle immagini solitamente dubbi non ne abbiamo. Però quando si tratta di guerre, purtroppo spesso anche le immagini e i filmati possono avere, insomma, essere non veritieri, mettiamola così. Quindi sulle immagini sarei cauto. Su questa guerra qua, obiettivamente, secondo me, l'Ucraina, cioè Zelensky, insomma, il governo ucraino ha chiaramente una difficoltà, che è la questione di avere all'interno delle proprie forze armate dei gruppi evidentemente neonazisti. Quindi questo è un qualche cosa che comunque può pesare alla fine di tutto per il conflitto. Insomma, è un problema che l'Ucraina deve risolvere, cioè non può avere all'interno delle forze armate quei gruppi. Quindi questo è un aspetto che così andrà risolto. Poi la speranza, come sappiamo, è che tutto avvenga nel più breve tempo possibile, ossia che si raggiunga un accordo. Io naturalmente non solo me lo auguro, ma sono anche certo che prima o poi, logicamente, si troverà questo accordo, meglio prima che poi, Perché ecco. infatti stavo dicendo, prima o poi, certo, è vero, prima o poi, insomma, a meno che non mettiamo in conto che sarà una guerra perenne, ma chiaramente questo vorrebbe dire tante altre cose che è meglio neanche ipotizzare, ma prima o poi finirà. Però quanto ci costerà questo poi? Perché in realtà il prima, citando ancora proprio la tua frase, avrebbe già dovuto essere, no? E ci sta costando moltissimo in termini di vite umane da ambe le parti, ovviamente, perché quando c'è una guerra ci rimettono tutti a livello militare, ma anche economico. Giancarlo, così aggiungiamo questo tassello delle sanzioni economiche, l'Europa sta promettendo, insomma, di inasprire sempre di più, ma insomma, dove ci stanno portando anche queste sanzioni? In effetti qua ci sono appunto dei punti di vista molto differenti e io temo che la verità al solito magari è nel mezzo, come suol dirsi, ma
non si conosce ancora. Mi spiego brevemente. Sì. Noi sappiamo che la Russia ha necessità di vendere gas e petrolio perché se bloccasse tutte le sue esportazioni di gas e petrolio, per loro sarebbe insomma una botta incredibile perché quasi tutta la loro economia vive perlomeno diciamo sulle materie prime e gas e petrolio innanzitutto. Quindi sappiamo che i russi faranno di tutto per mantenere queste esportazioni, ma contemporaneamente io credo anche poco al fatto che noi in Europa nel giro di breve tempo riusciamo a, non dico farne a meno, ma a ridurre drasticamente le importazioni dalla Russia, perché almeno vedendo e leggendo le eventuali possibili alternative sono alternative a lungo se non lunghissimo termine. Quindi anche noi abbiamo bisogno del gas e del petrolio russo. Quindi questo è un aspetto. Quindi inasprire le sanzioni, non lo so se, anzi, non lo so, penso che non sia la via giusta, nel senso che è vero che la Russia difficilmente taglierà le forniture all'Europa perché ha bisogno dei nostri euro, ma è anche vero che noi se dovessimo bloccare le importazioni di energia dalla Russia, il nostro sistema industriale, non dico che crollerebbe, ma quasi. Certo. No, certamente, certamente. Peraltro, insomma, adesso insomma, sappiamo molto bene come l'Italia rispetto ad altri paesi sia proprio dipendente a livelli proprio importanti, no? Con la Russia. Adesso si stanno cercando altri partner, ma insomma, bisogna stare anche attenti. Sì, allora, trovare, diciamo, una diversificazione, avviare una diversificazione in quelli che sono i partner aiuta, perché ovviamente nel caso di problemi ce ne sarebbero altri, però è anche vero che la strada maestra dovrebbe essere quella di sfruttare le risorse interne, no? I paesi baltici, per chi hanno potuto dire ok, da domani non ci serviamo più dalla Russia, perché possono utilizzare le proprie risorse, noi non lo potremmo fare, ma soprattutto perché in Italia ci sono bloccati tot di siti anche per la burocrazia che in Italia c'è, insomma, è un po' una situazione davvero che ci blocca ulteriormente, no, Giancarlo, al di là del fatto che sono processi lunghi, e però dove voglio arrivare? Cioè, speriamo di non commettere lo stesso errore che abbiamo commesso fino all'altro ieri, quando la Russia evidentemente veniva considerata un partner affidabile, perché è inutile che stiamo a dirci altro, no? Adesso possiamo così dire, troviamo partner affidabili. Eh sì, però fino all'altro ieri pure la Russia era considerata partner affidabile, perché se no viene da dire, beh, allora perché ci siamo affidati alla Russia? Però ecco, rischiamo di commettere lo stesso errore, non potendo sfruttare le nostre risorse. Sei d'accordo? Totalmente d'accordo, cioè questo è il fatto. Se noi ci siamo affidati alla Russia è perché lo ritenevamo un partner affidabile, ovviamente, e dal punto di vista economico, diciamo, buttiamola proprio terra a terra. I prezzi del gas e del petrolio russo erano dei buoni prezzi, ecco, dei prezzi. Però hai perfettamente ragione, questo è il classico errore che abbiamo fatto noi, però chiariamo, ha fatto anche la Germania, quindi insomma non siamo soli, di non aver diversificato molto, anzi forse la Germania più ancora di noi, tra l'altro con tutte le questioni del Nord Stream 2, ma questo per dire che effettivamente il nostro poteva essere un errore non aver diversificato. Però, ecco, da quel punto di vista lì siamo in buona compagnia, voglio dire, anche i tedeschi non avevano molto diversificato e probabilmente dalle sanzioni alla Russia lo stato che avrà più da perdere sarà proprio la Germania. Quindi, ecco, non siamo soli, è solo per. No, è Italia e Germania, assolutamente non siamo soli, in questo caso non è meglio soli che male accompagnati, perché tanto poi le ferite ce le dovremo leccare da soli, perché poi mi sembra di capire, Giancarlo, che appunto la soluzione
Allora, così aggiungiamo l'altro tassello che è l'allarme che ha lanciato Confindustria. Confindustria cosa ha detto? La nostra proposta è mettere un tetto al gas, no? Draghi cosa sta dicendo? Sì, però è un problema che bisogna risolvere a livello europeo. Però mi sembra che in questo momento, insomma, l'Europa non si stia molto mettendo d'accordo su questo punto. E qui forse comincia a scricchiolare un po' l'unità di cui abbiamo parlato fino a oggi, ma insomma lo abbiamo detto anche a più riprese che l'unità si vedrà poi, cioè non certo in questo contesto di emergenza. Però appunto poi le ferite ce le dobbiamo leccare da soli, perché se l'Europa, come al solito, nicchia e le decisioni non vengono prese o vengono prese non a favore, principalmente nostro, l'Italia dovrà gestire il problema da solo. E però il problema è già bello grosso, no? Inflazione, così aggiungiamo questo e poi ti lascio la parola. In Europa la domanda che abbiamo voluto anche mettere è quanto dobbiamo preoccuparci. In Italia siamo al 6,7%, insomma i prezzi cominciano a diventare veramente roventi. E qualcuno dice anche che quel 6,7% non sarebbe proprio reale, però insomma noi fidiamoci Ah, dei dati. vabbè, cioè nel senso che sarebbe anche di più? Eh sì, Ah, ok, naturalmente. beh, certo, perché non poteva essere me. Se fosse stato meno sarebbe meno preoccupato. Vabbè, però già facciamo così, Giancarlo. Poi il dato reale magari non è questo, però diciamo che se anche fosse questo, insomma, desta un po' di preoccupazione, ecco. No, ma io sono per dare così fiducia ai dati ufficiali. Okay. È vero che quando mi si dice: ma vedi quanto è aumentato il gas e la benzina e il petrolio, è difficile che l'inflazione sia solo del 6,7%. In effetti sembra così, però insomma non addentriamoci su questo, perché poi non c'è un'altra rilevazione, cioè non è che c'è quello che noi così banalmente riscontriamo nelle nostre spese, andando al supermercato, facendo benzina e così via. Comunque 6,7% è già preoccupante, e questo Sì. è il fatto fondamentale. E chiaramente l'energia, come ho spesso detto, è consumata principalmente dalle industrie. Questo lo so che è brutto da dire, ma è ancora peggio che stare al freddo. Cioè, lo so che ognuno poi pensa a casa propria, no? Uno vede la bolletta rincarare, deve abbassare la temperatura di casa, eccetera, così, quindi guarda a se stesso. Nella realtà noi dobbiamo, da analisti, voglio dire, dobbiamo guardare all'Italia in generale, e l'Italia soffre dal punto di vista appunto industriale per questo, e quindi Confindustria non fa altro che rilevare i problemi che hanno i loro associati, cioè gli industriali. Certo. Questo Sì, che a è. volte, siccome l'inflazione, che poi spesso, insomma, viene definita cattiva, perché tu ci insegni che l'inflazione non è mai sempre cattiva, quando è accompagnata da una crescita, no? Quindi, quello però non è il caso di oggi, insomma. Quindi inflazione cattiva che sta colpendo proprio le materie prime. Quindi materie prime che hanno questi prezzi esorbitanti si trovano anche meno, quindi le imprese spesso, piuttosto non producono, perché non riescono a sostenere i costi, no? Manuela, fammi dire ancora una Sì. volta, io l'ho detto anche in altre occasioni, ma fammelo ribadire, perché per me è un aspetto molto importante, Sì. tutto quello che tengo, no? Cioè, sai che normalmente viene intesa inflazione come aumento generalizzato dei prezzi. Io invece specifico che l'inflazione non è semplicemente l'aumento generale dei prezzi, può verificarsi tramite un aumento generale dei prezzi, ma non necessariamente, ma è una diminuzione del valore della Della moneta. moneta, certo. Per cui se io ho una crescita del 3% e i prezzi mi salgono del 3%, io non ho né un vantaggio né uno svantaggio, la mia situazione rimane invariata, e in questo caso io dico che non c'è inflazione. Mentre una persona per la quale l'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi dice che l'inflazione è del 3%.
No, senza guardare quant'è stata contemporaneamente la crescita economica. Per cui se la nostra moneta vale di meno, come in questo caso, noi oggi siamo in un periodo inflattivo, questo è vero. Ma perché appunto alla crescita dei prezzi non fa riscontro una crescita anche della nostra economia dello stesso No, e importo? poi Per cui oltretutto Giancarlo, con le sanzioni alla Russia, così torniamo anche al discorso prima, abbiamo visto come l'euro ci stia rimettendo proprio in primis, no, a livello di cambio con il dollaro, cioè continua a perdere, a indebolirsi, ecco, insomma, possiamo inserire anche questo aspetto, no? esattamente, perché, e qua appunto aggiungo un'altra cosa che normalmente non so perché, ma nei siti ufficiali non viene quasi mai sottolineata. È vero che il petrolio era già stato nel 2007-2008, in quegli anni, a oltre 100 dollari al barile, ma in quel momento il cambio euro-dollaro era addirittura intorno all'1,50. Quindi in euro quel petrolio non costava così caro, mentre costa caro oggi che il rapporto tra euro e dollaro è cambiato drasticamente a favore del dollaro. Quindi oggi 100 dollari al barile sono diversi da 100 dollari al barile del 2007-2008, Certo, perché certo, certo. per noi occidentali, cioè No, 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 scusami, per chiaro, noi chiaro. europei che utilizziamo l'euro, ovviamente, perché Chiaro. allora l'euro era molto più forte e di conseguenza attutiva l'aumento, no? Mentre oggi questo pesa enormemente, insomma. Certo, Giancarlo, in un flash, poi però è un argomento che vorrei riprendere perché ovviamente non abbiamo più parlato a causa della guerra, chiaramente, non perché non abbiamo voluto noi, ma abbiamo più parlato di quello che potrebbe succedere adesso a livello economico dopo le riaperture in seguito alla chiusura dello stato di emergenza, no? Il 31 marzo ci siamo finalmente lasciati alle spalle lo stato di emergenza che c'era ormai da quasi 2 anni per il Covid, ma questo insomma, le riaperture potrebbero dare un impulso, ma oppure in questo contesto sono un po', come dire, marginali a questo punto. No, Che cara grazia che abbiamo riaperto, però insomma hai capito dove voglio arrivare. certo, no, 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 allora assolutamente le riaperture possono dare un impulso. Il problema è quanto che facciano bene è fuori di dubbio. Il problema è quanto, perché se gli altri paesi europei, come sta accadendo, hanno maggiori riaperture rispetto a noi, c'è anche questo gap di differenza, cioè non è solo la Svizzera che oramai ha riaperto completamente, cioè è come se il Covid non fosse esistito, cioè non c'è nessuna restrizione di nessun tipo né all'interno né sugli autobus, niente, insomma, ma anche la Germania sta andando in questa direzione. Quindi il rischio è che sì, ci sono le aperture, ma restiamo sempre un po' indietro e questo potrebbe essere un problema, insomma. Certo, allora grazie Giancarlo Marcotti che affronta ogni giorno su Finanza in Chiaro questi temi, quindi vi consiglio sempre di seguirlo, molti di voi lo fanno già. E magari poi insomma Giancarlo, adesso che abbiamo un po' di elementi anche per capire quelle che sono effettivamente le previsioni un po' più reali, no? Perché quelle di un po' di tempo fa lasciavano il tempo che trovavano, anche adesso, perché dipenderà dalla durata ancora del conflitto, però insomma possiamo già un attimino fare il punto, magari cercheremo di fare anche degli appuntamenti un po' speciali con insomma, quelli che noi chiamiamo gli eventi, insomma, attraverso i quali includiamo anche un po' le considerazioni dei nostri amici che ci seguono, che comunque ci possono sempre scrivere sui social. Vediamo di mettere a punto un po' di approfondimenti ad hoc che possono servire anche a livello pratico proprio per la vita di tutti i giorni e per l'economia di tutti i giorni, insomma, non solo così per le discussioni che poi restano astratte. Grazie Giancarlo Marcotti e ci vediamo settimana prossima sulle fonti TV, ti seguiamo su Finanza in Chiaro. Assolutamente, grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora noi chiudiamo questa parte di live, come sempre torniamo alle 14:30, oggi pomeriggio vi terrà compagnia Giacomo Iacomino con i suoi ospiti, adesso naturalmente prosegue la nostra programmazione, restate con noi e buon proseguimento di giornata.